calcio si rifà per più nove, è la sfida che precede quella col Fondi, ma non bisogna pensarci. Bisogna pensare a questa sfida contro il Ribelle, durante il Folli viene dopo, quindi so che la mente può pensare, può concentrarsi soltanto su una cosa per poterla fare bene, quindi dobbiamo essere proiettati con la mente sulla parte con la Ribelle, anche perché la Ribelle sta facendo molto bene, la squadra fatta anche con ottimi elementi, con ottimi giocatori che hanno marcato anche campi importanti, insomma. Quindi mi sto a elencare i centri, Bernacci per tutti, Calderoli che dal primo, il primo che è l'1-1, l'attaccante che è l'ultimo, sono due giocatori che hanno calcato parti Serie A, quindi va penetrata la mente esclusivamente su questa gara. Senti, questa partita secondo te cosa punterà nel fare? Il sangue freddo, l'organizzazione? No, ma l'organizzazione sicuramente, perché sangue freddo, vari componenti che ci devono permettere di continuare il nostro percorso, perché comunque abbiamo visto che in casa se non capitalizziamo subito abbiamo delle difficoltà nel non mantenere un equilibrio, nel non mantenere sangue freddo come hai detto te, e quindi questa è un'ulteriore prova proprio perché dalla squadra mi aspetto una prova di maturità sotto questo punto di vista qui. Dobbiamo cercare di capitalizzare tutto quello che viene, e se non capita questo dobbiamo essere bravi a non perdere l'equilibrio, a non perdere la lucidità, a non perdere le distanze, a non perdere tutte quelle componenti che ci permettono di giocare la squadra. Stavolta non hai Giorgino squalificato, rientrerà presumo Corri, gli fa soltanto un po' di respiro. E in attacco invece come? In attacco ci sono diverse situazioni, quindi sto ancora pensando a quello che è, però sto valutando, visto anche, ripeto, quella che è stata questa settimana, ma anche la settimana successiva, sono alcune giocate che possono venire. Adesso è un paradosso, ma l'attacco che era quello che faceva un po' più paura, nel senso di infortuni, di cose, comincia a diventare il reparto forse più ricco, no? Abbiamo preso dei giocatori di qualità, giocatori comunque che in questa categoria qui sono di più, hanno valore aggiunto. Quindi le difficoltà che ho e che voglio continuare ad avere è per come loro si impegnano in campo durante l'allenamento. Questo. Buongiorno mister, parlava prima il collega del ritorno tra virgolette di Corapi, che penso che possa partire dal primo minuto. Abbiamo visto ieri provare una soluzione particolare, non so se fosse in ottica domenica o se era un esperimento così, con Corapi largo sulla fascia e una coppia di attaccanti, tornando a questo 4-2-3-1 con Musetti che praticamente fa il secondo attaccante. Può essere questa una soluzione? Oppure... Potrebbe anche essere questa, anche perché Ciccio in quel ruolo lì è giocato. Ciccio in passato ha fatto anche quel ruolo lì a conoscenza. E dal punto di vista invece del recupero di chi ha giocato mercoledì, perché c'è chi si è riposato, c'è anche chi ha giocato sia, penso, a Melandi per fare un nome, o altri che hanno giocato comunque entrambe le partite, la squadra come sta a livello fisico? Sicuramente qualcuno riposerà comunque dagli opportunità di recuperare, visto che le partite settimanali ti fanno perdere energie, quindi è giusto anche che qualcuno recuperi come hanno recuperato altri, e comunque ho a disposizione una cosa che mi permette anche di farlo. Dal punto di vista un po' più psicologico, anche all'interno del spogliatoio, si inizia a rendere conto che si sta arrivando a quello che è un po' il rush finale, perché le partite iniziano a essere, quelle mancanti iniziano a essere sempre meno. Si respira un'aria particolare o è sempre tutto come? L'aria particolare, si respira un'aria che man mano che andiamo avanti diventa importante mantenere la testa, le gambe,
anche il cuore su quello che le stanno facendo. Parlando di psicologia, quanto è importante aver ritrovato i 9 punti, secondo te? Ma era importante tornare a vincere, perché sono visto anche delle polemiche, anche a volte anche esagerate, perché nel calcio non c'è nulla di scontato. A questo devo sottolineare una lettera che qualche settimana fa ha scritto la curva del Trust, e che li ringrazio, perché comunque stanno dando una grossissima prova di maturità e un esempio per tutta l'Italia. Senti, adesso è più difficile fare le scelte con una rosa quasi al completo, oppure ormai c'è un Parma, non so come dire, 7, 8, 9, 11 che è il Parma e tu cambi? No, è chiaro che un'ossatura c'è, deve stare qui. Però all'interno di questa ossatura c'è la possibilità anche di variare, di trovare anche delle soluzioni importanti per poter far fronte, ecco, a eventualmente delle difficoltà che si possono trovare all'interno di una gara, o mettendoci anche in una maniera diversa. L'altro giorno hai detto, ho voluto far vedere la barriera la partita da un angolo diverso, e sembra che gli abbia fatto anche bene, perché è stato 20 minuti, ha fatto più che 20 minuti lì che gli altri due. Ma quella era una battuta, Sandro. No, però... Lui aveva bisogno anche di recuperare, perché chiaramente ha spinto. Poi è un ragazzo particolare, un ragazzo che ha di valori assoluti, ecco, solo che ogni tanto gli va ricordato, non vuoi perché lui ci tiene tantissimo a quello che sta facendo. Quindi a volte si fa carico di responsabilità che non deve prendere. Lui deve fare le cose che sa fare senza eccedere. Posso sapere? Buongiorno, ho pensato di far vedere a questo punto la partita da un'altra prospettiva, anche non so, la Lazio, ovviamente. Matteo ha avuto un percorso un po' articolato, con un po' di problemi, poi per cause maggiori, poi per problemi suoi, poi perché anche per colpi suoi, perché chiaramente anche per colpi suoi. Però comunque è una cosa che ripeto, è un valore aggiunto che da parte mia cercherò di metterlo nelle migliori condizioni, di esprimersi, perché giusto che sia così, ecco. Io darò una mano a lui, come lui dovrà cercare di prendere questa mano. Mercoledì, glielo chiedevo perché mercoledì abbiamo visto uscire un po' contrariato, forse magari si aspettava di giocare il più lungo. Ma sai, le sostituzioni non tutti trovi d'accordo, anzi, trovi sempre qualcuno che è contrariato. Da lui chiaramente, che è un giocatore che viene da categorie superiori, quindi fa parte un po' dello stato d'animo, quello di essere contrario. Chiaramente quando sei a caldo così hai anche manifestazioni diverse, come è capitato in passato, come capiterà. Immagino che lei gli abbia parlato, gli abbia spiegato i motivi della sostituzione, tutto a posto. No, abbiamo parlato, non è che tutto a posto, abbiamo parlato. E continuiamo a fare un percorso che è giusto che si faccia, ecco. Perché come lui, come tutti noi, lui, e questa è una cosa che ho detto a tutti, noi siamo un esempio banale che si può fare tantissime volte, siamo su una barca, e chiaramente ognuno di noi ha un remo, deve a tempo, tutti insieme, dobbiamo remare in un'unica direzione. Perché, l'ultima domanda su Guazzo, perché mi sono fatto un po' un'idea tutta mia, no? Dopo post partita in Coppa Italia contro il Correggese, lui disse: io sono qua per quest'anno e l'anno prossimo. Però mi sono detto io, ma sicuro che il Parma lo aspetta per l'anno prossimo? Cioè, il mister, la dirigenza, lo staff vogliono aspettare un Guazzo fino all'anno prossimo, non so, perché comunque fino adesso forse noi ci aspettavamo qualcosa di più, immagino anche lei, non so. Ma io penso anche lui. Sì. Anche lui aspettava qualcosa di dare più, purtroppo per cause, ripeto, per le sue responsabilità, ma anche per situazioni così purtroppo non semplici. Ma quello è noi dobbiamo pensare a quest'anno, a quello che è l'anno prossimo, non ci si sta pensando. Dopo, quando sarà finito il campionato, si penserà all'anno prossimo. Con Matteo si sta facendo un percorso uguale, cioè nel senso che ogni situazione negativa deve aiutare tutti, deve aiutare specialmente chi la subisce. Una crescita, una crescita di,
che diventa importante non soltanto per la sua vita calcistica, ma proprio per la sua vita, perché è in difficoltà che... E io penso che sia giusto anche avere questa prospettiva qui. Cioè, Matteo è arrivato con delle aspettative, come noi ci aspettavamo delle cose. Non sono molte queste, ma questa fa parte di un'annata di un calciatore. Chiaramente sta a noi, ma sta anche a lui adesso prendere, come ho detto prima, una mano che gli viene allungata. Qui nessuno ha mai messo Matteo nelle condizioni di non esprimersi. Qui siamo tutti sempre stati disponibili e lo saremo ancora, che è giusto che sia così. Non è che adesso la prospettiva è l'anno prossimo, la prospettiva è adesso. Tornando al commissario, Biglietta, quasi in presentazione della partita, diceva è una squadra che ha fatto un punto in meno di noi tutto il girone d'Italia. Voi avete studiato, avete guardato un po', che squadra è in effetti? Che cosa si può temere di questa squadra? Ma temere, rispetto alla Providenza sicuramente è nettamente superiore, con tutto rispetto per la Providenza, comunque i numeri parlano per loro, perché davanti hanno Bernacci, hanno Graziani che sono gli attaccanti che hanno attaccato di vero, come dicevo prima, a campi importanti. Dietro hanno un difensore Poletti, che è un giocatore comunque anche lui che ha fatto diversi anni, e Calderoni in porta, che è un altro giocatore importante. Quindi il percorso che sta facendo è un percorso importante. Noi dobbiamo andare soprattutto dobbiamo andare in campo rispettando la squadra, il nome o i nomi uno sconosciuti che devono permetterci di rilassarci o di prendere sotto gamba questa gara. Perché, la partita non è semplice, sta a noi renderla meno complicata. Le faccio l'ultima domanda da parte mia. Prima Nicolò diceva Gorapi è largo. È un esperimento dettato al fatto che Giorgino non è in mezzo al campo, oppure una cosa che avete pensato proprio così? Perché no, ho pensato a questa cosa perché, ripeto, Gorapi l'ha già fatto all'esterno in passato. Quindi, avendo visto alcune immagini dove giocava, ritengo opportuno che lo possa fare benissimo. Anche per alcune caratteristiche anche agli avversari. Hai mandato qualcuno a prova, Giulio? Mandato qualcuno? A vedere il Forlì. No, non dico. No. Ma di solito mandiamo sempre qualcuno. Al di là che sia Forlì o Ribelle, l'ho visto bene, quindi. Io le faccio una domanda sull'evento attesissimo di stasera, e non mi riferisco ovviamente al Festival di Sanremo. Se pensa che la gara di stasera sia determinante ai fini dello scudetto, e come pensa andrà? Ma innanzitutto c'è un'aspettativa enorme, da lunedì che parlano di questa gara e quindi chissà che tensioni arriveranno, ecco lì i due allenatori secondo me devono essere. Sicuramente lo sono, perché chiaramente bravi a non caricare ulteriormente, perché la gara è già. Il Napoli secondo me può avere un vantaggio, però la Juventus è abituata a queste partite, è abituata a stare lì. Il Napoli tra virgolette un po' meno, anche se ha l'entusiasmo, anche se ha io spero perché comunque il Napoli sta giocando bene, conosco Sarri e apprezzo alcuni attaccanti del Napoli, spero che vinca il Napoli, però chiaramente la Juventus in questo momento è un caterpillar, ha fatto un percorso, dopo un avvio difficile e si è rimessa in carreggiata e come ripeto, come ho detto prima, è una squadra abituata a stare lassù e a vivere con la giusta testa la tensione che si è creata, che si sta creando, che si creerà. Dall'alto della sua esperienza, quali possono essere gli uomini decisivi in questo big match? Ma chiaramente Dybala e Higuain sono due giocatori, te stai parlando di sì, me? Sì, no, no. Beh, Dybala e Higuain sono i due giocatori che in questo momento stanno trascinando, tra virgolette, poi perché Sarri è riuscito a trovare la chiave giusta ed entrare nella testa di un giocatore straordinario che fino all'anno scorso
sì, ha fatto vedere di qualità, la qualità straordinaria, non è riuscito mai a dare una continuità. Mi sa che riuscito ad essere bravo a questo. Dybala è un giovane che ha delle potenzialità e devo dire che ha anche la personalità per è stato bravo ad avere la personalità di prendere la squadra e di trascinarla come sta facendo. Mi scuso con i colleghi se torno a farlo, ma faccio solo una domanda. Infatti, una curiosità semplice. Quest'anno in Serie A abbiamo imparato questa cosa della regola dei giovani, che immagino che comunque sia una cosa che influisce molto sulle sue scelte anche all'interno di una gara. Io, ad esempio, in Radio Cronaca stavo per cambiare, quando mi hanno chiesto che cambio faresti, avevo montato al tavolino perché avevo trovato un giovane senza pensarci. La domanda è: se non ci fosse questa regola dei giovani, in questo momento le sue scelte, cioè il suo 11 iniziale, cambierebbe poi così tanto? Oppure no? No, perché ripeto, quello che io vedo in campo e poi sui giocatori stessi che mi fanno vedere, i calciatori stessi che mi fanno vedere alcune cose che, a cui chiedo. È anche un genere, secondo me.